Mi chiedo se appunto lei ha avuto anche dei riscontri, oppure se pensa di essere in qualche modo delle volte rimasta da sola. Allora, diciamo che non appena evidentemente ci sono state delle minacce, immediatamente mi hanno rinforzato il presidio, quindi da questo punto di vista io non posso che ringraziare. E poi il punto non è che deve il Viminale non deve stare vicino a me, deve stare vicino alla città. Questo è fondamentale. Perché io sono un pezzetto, sono un tassello della città. Oggi ci sono io, domani ci sarà un'altra persona, io sono un tassello. Allora, se la città ha bisogno di aiuto, io quello che sto facendo, ad esempio, sto cercando di assumere il più possibile i vigili della polizia locale, gli agenti, gli idonei, ma non saranno sufficienti. Quindi se la città sta gridando aiuto, io credo che il Viminale debba stare vicino alla città ancora di più. Ancora di più perché questo è il momento in cui ci può essere il ribaltamento. E quindi da questo punto di vista io non smetterò mai, non mi stancherò mai di andare a bussare a quella porta, che è la porta alla quale vanno tutti i romani. Io come portavoce dei romani onesti vado e continuo a bussare. Da questo punto di vista, cioè, non gli darò tregua.